con temi davvero importanti questa seconda giornata del Festival del futuro, sono tre giorni ricchi di temi legati a ciò che sarà ma a ciò che già è. Abbiamo parlato di cambiamenti climatici, delle ricadute del conflitto, adesso vogliamo parlare di equilibri energetici, un altro dei temi che ci stanno a cuore perché inevitabilmente vanno affrontati giorno per giorno e hanno, eh, presentano anche sia delle problematiche che delle prospettive. Invito quindi a parlarne su questo palco il direttore dell'Arena, Massimo Mamoli. Il direttore che sta, che sta raggiungendoci, eccoci qua, Massimo Mamoli. Buongiorno a tutti. Equilibri energetici, uno dei temi che dobbiamo affrontare, come sempre cercando di approfondire la questione, ma rendendola anche, diciamo, fruibile da chi eh, si pone davanti a questi temi partendo da zero. Partendo da zero, ma cercando anche di, come dire, alzare un po' la sticella, anche cercando di dare una visione. Ehm, se dovessimo fare un link... Con quello che ci siamo detti ieri su questo palco, no? dove abbiamo sentito concetti come, come distopia, come retropia, come utopia, che sono degli atteggiamenti che paradossalmente oggi si sovrappongono e si contraddicono nei confronti della visione che dobbiamo avere verso il futuro. Beh, insomma, la verità purtroppo, anche se per la verità in questo momento è un processo, è che eh, stiamo assistendo certamente a una situazione molto complicata. Dove come dire la crisi, lo shock energetico pone delle nubi molto preoccupanti sul 2023, dove le tensioni geopolitiche non, non riescono a trovare una composizione dove le bollette attanagliano le famiglie e le imprese, dove si litiga sulle alternative e dove la transizione energetica non è solo un termine che è sparito dalla titolarità di un dicastero, ma anche un concetto che sembra essere in qualche maniera sparito dal discorso pubblico, sostituito di qualcosa di più stringente che è l'emergenza energetica. Allora eh, diceva un oscuro eh, autore medievale eh, riferì, citato da Umberto Eco, pensavo di essere incerto, oggi non ne sono più sicuro. Dovremmo invece dire il contrario. Credo che però oggi con, eh, riusciremo a mettere ecco, qualche, qualche punto fermo, riusciremo a definire qualche certezza e lo faremo con l'aiuto del dottor Stefano Venier, che chiederei di chiamare il delegato di snam è Stefano Venier. Prego. Lui è, è l'uomo che in questo momento è al timone della società che gestisce le autostrade del gas stiamo parlando della Snam, la Snam è al centro di un cambio di rotta negli ultimi mesi. Un cambio di rotta perché ha dovuto ovviamente per effetto di quello che stiamo vivendo cambiare strategia. Stiamo assistendo ad un graduale spostamento dei flussi del gas, almeno questo è il tentativo dalle rotte nord-sud inversamente dal sud al nord, quindi ponendo in qualche modo il Mediterraneo come bacino di una nuova strategia energetica. Il 19 gennaio dell'anno prossimo la Snam dovrà varare il primo piano industriale dell'era Venier. Lei è amministratore legato dalla scorsa primavera, c'è grande attesa sulle linee che dovrete in qualche maniera presentare e che immagino confermeranno come dire, la presenza sempre più forte di Snam nel mercato regolato. La prima domanda, ovviamente una domanda molto concreta che vorrei farla. E' la domanda che tutti si fanno, e cioè eh, eh, con l'inverno che, che sta arrivando, ecco, riusciremo, riuscirà il nostro paese ad avere l'autonomia, a riuscire a gestire questa situazione di indipendenza dal gas russo? Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma fondamentalmente quello che posso dire è che eh, ciò che si poteva fare è stato fatto. Potrei girarla in questi termini se alla sera mi domando quando vado a dormire se tutto quello che potevamo fare per cercare di aiutare a superare una situazione di difficoltà come quella che ci siamo trovati a affrontare oggi è stato fatto beh, senz'altro mi sento la coscienza, la coscienza pulita e cosa voglio dire con questo Vuol dire che, voglio dire che ci sono state messe in campo tutta una serie di azioni che aiutassero a tamponare questa situazione di emergenza che improvvisamente ci siamo trovati a dover gestire, che è stata determinata da due fattori fondamentali. Uno eh, legato al eh, diciamo, conflitto, conflitto bellico in Ucraina che ha posto eh, un'incertezza un sulla disponibilità dei volumi russi che sono ridotti significativamente. Questo paese, come la Germania, come il resto dell'Europa, aveva scelto di approvvigionarsi dalla fonte più conveniente, che era quella russa, e quindi con flussi da nord verso sud. Dall'altra parte anche il gas si è trovato a dover rispondere ha una difficoltà forte che c'è stata sia lo scorso anno che quest'anno nella produzione di energia elettrica rinnovabile. Lo ricordo, il mercato del gas l'anno scorso era già in una forte tensione nel suo equilibrio per effetto della forte caduta della produzione eolica che c'è stata in Nord Europa lo scorso anno del 35% e quest'anno con la siccità la produzione idroelettrica verde è crollata del 50%. Chi è andato in soccorso? Ovviamente la produzione da gas. Che cosa abbiamo fatto per affrontare l'inverno? Innanzitutto fare più scorte possibili. Abbiamo riempito gli stoccaggi di cui disponevamo del no... fino al 95%. La previsione era 70-75%. Se non ci fosse stato l'intervento nostro che è stato, mm. ci è stato chiesto dal governo probabilmente avremmo concluso l'anno al 70% mm. con un grosso problema per il prossimo inverno. Pensavamo l'obiettivo era arrivare al 90, siamo arrivati al 95, ma abbiamo fatto tante altre eh, cose. Abbiamo... La gente non se ne rende conto, ma abbiamo girato il sistema italiano come una clessidra a 180 gradi. Nel senso che il flusso andava da nord a sud, adesso abbiamo invertito e la maggior parte, oltre il 70% del gas, arriva da sud e deve arrivare fino a nord. Ora immaginate quanta più strada bisogna far fare al gas e quanto più complesso diventa eh, poterlo trasportare da sud verso nord. Per fortuna. E qui chiudo: avevamo un po' di infrastrutture disponibili, una nave galleggiante al largo di Livorno che era a disposizione per ricevere il gas liquefatto dal, dal Golfo del Messico e eh, avevamo della capacità di trasporto disponibile dall'Algeria per poter compensare quasi completamente il flusso russo. Stiamo peggio quest'anno o l'anno prossimo? Sicuramente si presenta più complesso l'anno prossimo. E, rispetto a E arriviamo a infatti al secondo punto. Beh, innanzitutto eh, insomma, ho osservato devo dire, le dichiarazioni di diversi suoi, non necessariamente usciti sui giornali, ma insomma il CEO delle società di settore la definiscono in questo momento un punto di riferimento cruciale nei mesi più volatili e difficili della storia energetica del nostro Paese. Paese. Quindi, anche in virtù di questa responsabilità che lei ha, le chiedo quali sono, a questo punto, nel 2023, gli accordi, le strategie che state pensando di mettere a terra, ovviamente, per essere indipendenti dal punto di vista energetico. Allora se vogliamo, se vogliamo guardarla da un punto un po' più alto, quello che noi dobbiamo fare è ricostruire le condizioni per ricomporre il trilemma energetico. Cos'è il trilemma energetico? Sono i tre assi su cui si fonda lo sviluppo del sistema energetico che è essenziale per tutti i paesi. E queste tre dimensioni sono la sicurezza dei flussi, la sostenibilità ambientale e sociale. E la terza è ovviamente la competitività di costo, perché poi tutto si scarica sulle bollette dei cittadini e delle imprese. Ora, il primo, quello della sicurezza dei flussi, è stato per lungo tempo trascurato, ha prevalso nel dibattito, ma lo abbiamo, lo abbiamo ascoltato da chi ci ha preceduto: il tema della sostenibilità giusto? Giusto, però i tre assi devono andare di pari passo. Allora, cosa serve a questo Paese per ricreare quella sicurezza energetica nei flussi che ci consente di affrontare il periglioso, complicato il passaggio a una, a una produzione carbon neutral? Fondamentalmente, tre cose. Uno. Flessibilizzare le fonti di approvvigionamento e per questo servono i due rigassificatori che sono essenziali. Porteremo la capacità del Paese di ricevere gas liquefatto, quindi da ogni parte del mondo, dal 20 al 40%, aggiungendo i due rigassificatori che saranno indispensabili nei prossimi vent'anni. Seconda cosa. Aumentare la capacità di stoccaggio di cui disponiamo oggi. La nostra capacità di stoccaggio serve a coprire il 25-30% della domanda che abbiamo durante l'inverno, nei giorni più freddi. Dobbiamo cercare di aumentare questo perché ci consente anche, e siamo l'unico paese in Europa, di incrementare anche una riserva strategica per i momenti di eventuale turbolenza geopolitica. La terza è quella che è di potenziare la capacità di trasporto, perché per, mi riallaccio lo suo, alla sua apertura, si è spostato il baricentro energetico verso il sud e quindi c'è il potenziale di poter aiutare i paesi del centro Europa a compensare quel vuoto nelle disponibilità che oggi non c'è, che, che oggi hanno perché in un paese come la Germania ha visto improvvisamente mancargli 80 miliardi di metri cubi ha comprato cinque navi che utilizzerà nel giro di un paio d'anni e gli coprirà 25 miliardi di metri cubi ma il resto se lo deve trovare perché è importante potenziare la capacità di trasporto? Perché se io creo un sistema resiliente con un po' di ridondanza sul sistema potrò agire in modo molto più efficace nel percorso di transizione perché questo mi consentirà di ridedicare una delle condotte che oggi esistono attraverso un processo di repurposing, cioè di ridestinazione di questa pipeline per il trasporto dell'idrogeno che, ci auguriamo tutti, stando anche ai programmi del Repower EU, dovrebbe svilupparsi nel Nord Africa per quantitativi di almeno 12 milioni di metri cubi. E questo, per servire sia l'Italia che il centro Europa, richiede che io possa disporre di sufficiente capacità per poter dedicare un intero tubo a questa attività, che è solo una delle dimensioni. C'è nato prima al, ai due rigassificatori però non possiamo dimenticarci che siamo in Italia proprio qualche giorno fa chiudendo l'assemblea di Confindustria a Verona, poco lontano dove ci troviamo noi in questo momento, il presidente nazionale Carlo Bonomi ha detto "Ma com'è possibile che nel pieno di una crisi energetica che sta sconvolgendo l'Europa a Piombino si fermi un rigassificatore per il colore di una nave, in realtà è uno degli elementi più naive, ma insomma è una verità. I comitati annunciano che vorranno vigilare i, come dire, i cantieri. Ma insomma, è così difficile in Italia costruire il futuro. Beh, è complicato, è complicato. Credo che però nel caso del, del rigassificatore di Piombino eh, noi non, non ci faremo sicuramente distrarre, continueremo a lavorare come stiamo facendo in questi giorni. Abbiamo fatto il primo giorno. Tenete per darvi conto di due elementi che dà la, la misura, il tono dell'importanza del gasificatore a Piombino entro la prossima primavera. Noi oggi abbiamo stoccato per il prossimo inverno circa 11 miliardi di metri cubi nei nostri stoccaggi, 2 miliardi più o meno sono di molecole che sono arrivate dalla Russia, che non ci saranno l'anno prossimo, quindi abbiamo bisogno di trovare fonti per queste 2, 2 miliardi di metri cubi. La nave di Piombino ha una capacità di 5 miliardi, se sarà disponibile da maggio avremo tutta l'estate, che equivale a circa 2 miliardi di metri cubi, proprio per disporre di quelle molecole che ci servono per guardare al prossimo verno con serenità. La seconda cosa, in questi giorni eh, il governo tedesco, ma poche settimane prima il governo olandese, hanno annunciato che in 200 giorni avevano messo in funzione una nave ancora una volta in un porto, nel caso tedesco a Wilhelmshaven. Beh, noi abbiamo trascorso tra decreto legislativo e percorso autorizzativo esattamente quei 200 giorni. Abbiamo cominciato a lavorare i primi di novembre, se concluderemo come dai nostri piani l'attività, i lavori, compresi 8 chilometri di gasdotto che i tedeschi non dovevano fare entro la fine di aprile, saranno trascorsi 180 giorni. Credo che questo dia la misura dello sforzo che stiamo mettendo in campo per cercare di garantire a tutti gli italiani, famiglie e imprese un inverno 2023 un po' più tranquillo. E, e chissà che noi riusciamo a bruciare sui tempi anche la Germania. Mi sembra di sentire parlare Mario Draghi. Eh, dai raggis, rigassificatori alle trivelle. Ieri è stato qui eh, il governatore Luca Zai, ha ribadito le sue perplessità sulle trivelazioni nell'Alto nel Adriatico. Nell eh, il tema ovviamente non la riguarda, ma il tema invece delle fonti energetiche sì, cioè rigassificatori o trivelle, oppure insieme, quale equilibrio e quali fonti eh, alternative? Ma io credo, credo per quelle che sono le tecnologie oggi a nostra conoscenza non esiste la cosiddetta silver bullet, cioè la tecnologia su cui possiamo puntare per risolvere il problema della transizione eh, in termini assoluti. Io penso che dobbiamo usare tutti gli strumenti possibili, da un punto di vista, dal punto di vista della sicurezza e dell'autonomia energetica vuol dire usare le fonti anche nazionali disponibili nella misura in cui siano compatibili, ma soprattutto sviluppare il biometano su cui noi anche come SNAM stiamo lavorando, penso che siamo diventati l'operatore più importante a livello nazionale nella produzione del biometano che è un... È un gas naturale verde perfettamente ambientalmente compatibile. Ma dobbiamo usare anche altri strumenti per traguardare e fare questo percorso. Verso la carboneutrality neutrality che ci siamo dati come obiettivo per il 2050 o noi come azienda nel 2040. E questo lo dobbiamo fare anche poi costruendo le condizioni per arrivare alla produzione di quelle molecole come l'idrogeno, che sono, se prodotte da fonte rinnovabile, sono completamente verdi o possono eventualmente essere decarbonizzate con la cattura della CO2. Dobbiamo usare tutti gli strumenti. Dobbiamo usare tutti gli strumenti e io sono anche convinto che ancora oggi. Non disponiamo di alcune soluzioni tecnologiche che sono fond saranno fondamentali per raggiungere realmente l'obiettivo, non solo in Europa, perché non dimentichiamoci che noi contiamo l'8% delle emissioni a livello globale e il 5% in termini di popolazione. Siamo un esempio, dobbiamo dare l'esempio, fuori discussione, però siamo una parte. Non possiamo permetterci né in Italia né in Europa ma soprattutto nel resto del mondo di lasciare indietro una parte importante di, questo, di questa gente. Non solo tecnologie ma soprattutto anche una nuova visione della politica energetica. Lei in una recente intervista ha detto che SNAM come dire, si pone al centro di un nuovo modello di sicurezza energetica nazionale. Allora, che, quali sono i modelli a cui lei si riferisce e come questi impatteranno nel sistema energetico nazionale? Ma sicuramente si rifanno al, al concetto che ho espresso in apertura, ovvero come riuscire a comporre e tenere insieme i tre assi del trilemma energetico. È chiaro che nel, me, nel breve dobbiamo affrontare rapidamente il tema della sicurezza dei flussi con le azioni che ho indicato prima e che ho elencato prima perché quelle sono indispensabili per arrivarci vivi in fondo, altrimenti rischiamo di perdere veramente una porzione. Pensate che le, le, il cosiddetto energy divide è raddoppiato nel corso dei 12 mesi. Cosa vuol dire l'energy divide? Vuol dire che c'è dal 10 e oggi il 20% della popolazione che non riesce a pagare la bolletta noi questo dobbiamo ricostituirlo e ricomporlo, altrimenti non avremo mai una transizione giusta. Cioè una transizione che risponde alle esigenze ambientali, ma soprattutto anche alle esigenze sociali. E poi l'impegno a sviluppare l'asse della sostenibilità. Attraverso, ripeto, alcune iniziative partiremo. Eh, all'inizio del prossimo anno con un progetto sperimentale, il primo in Italia per la cattura della CO2 che è fondamentale per accelerare il processo di decarbonizzazione delle industrie hard to abate cioè quelle industrie che non possono essere elettrificate faccio degli esempi molto pratici l'industria del vetro, l'industria della ceramica eh, alcune, alcune, porzioni delle attività, alcune attività dell'industria dell'acciaio eh, queste sono tutte industrie che non sono elettrificabili perché i processi lavorano a temperature che richiedono delle e molecole. E sono energivore, chiaramente. E sono energivore. Lì dobbiamo aiutarli a portarle, prima, a aiutarle a decarbonizzare la loro emissione e poi, per quanto possibile, evitare l'emissione attraverso le molecole verdi, come dicevo, come il biometano e l'idrogeno. In questo momento dobbiamo riuscire ad essere contemporaneamente, ad avere lo sguardo contemporaneamente sul breve termine per affrontare l'emergenza ma senza perdere di vista l'orizzonte. Sembra, sembra un paradosso, cioè, nel momento in cui lo dicevamo anche prima, la no? cioè, eh, transizione energetica sembra che sia no, sparita dal discorso pubblico, non solo appunto dalla titolarità. Di un eppure voi state lavorando da tempo sul tema della transizione energetica? Avete dei progetti in campo, ce le può spiegare? Sì, come dicevo, cioè il fatto che noi siamo così fortemente impegnati nell'affrontare quotidianamente eh, le, le cose che accadono, perché viviamo, stiamo camminando su un filo veramente sottile. Eh, per non per questo abbiamo rinunciato a portare avanti quei progetti che erano già partiti, li abbiamo rinforzati. Ho citato il progetto del carbon capture. Sulla parte idrogeno, stiamo proseguendo sul testing e recertificazione delle pipeline per poter veramente dare gambe nel momento in cui eh, ci saranno i volumi dal Nord Africa e dal Sud, dal sud Italia in un trasporto di idrogeno in un modello che sia centralizzato. Ora qui bisogna anche capire che ci sono alcuni temi chiave, alcuni snodi chiave che non sono solo di tipo normativo, ma sono anche proprio industriali. Il dibattito in Europa a cui stiamo assistendo è quale strategia per l'idrogeno per l'Europa. È chiaro che in Europa in questo momento noi dobbiamo avere due strategie perché i paesi del nord hanno un contesto nel quale hanno un'eccedenza di produzione eolica e un consumo elevato. Le industrie Artoabate sono lungo la costa prevalentemente, o vicine, facilmente interconnettibili. Quindi, questo cosa vuol dire? Che hanno l'energia, possono produrre l'idrogeno e consumano l'idrogeno a chilometri zero. L'Italia, se riuscirà a raggiungere l'obiettivo di installazione di fonti rinnovabili per 70 gigawatt entro il 2030, avrà la prevalenza di questa produzione nel sud Italia. Quindi avremo il problema di decidere come portiamo questa energia verde al nord dove c'è la maggior parte del consumo. È chiaro che portarla attraverso gli elettrodotti c'è un limite di perdita di trasporto perché la distanza è molto lunga. Così come in passato si è scelto di trasportare, la molecola, di trasportare le molecole anziché gli elettroni, dovremmo trasformarli in, in molecole e questo rimette in gioco il sistema. Ma questo richiede di disegnare un mercato che non è un passaggio semplice. Volevo fare un'altra domanda sul tema dell'idrogeno, una prospettiva molto interessante nell'ambito del rispetto del... Della, del limite temporale, se ne è parlato poco fa, no? della decarbonizzazione de 2050 e l'utilizzo del mix gas e idrogeno. Eh, Sdam è stata la prima a sperimentare l'emissione dell'idrogeno nella propria rete eh, del gas, ci sono sul mercato, si vedono le pubblicità, le prime caldaie ibride. Beh, insomma, siamo già nel futuro? Ma sì, ma ci stiamo arrivando passo dopo passo. Eh, faccio un esempio: in questi giorni nella centrale di spinta del gas che si trova di strana qui in Veneto, nei prossimi giorni testeremo una miscela idrogeno-gas per alimentare queste turbine, miscele che arriveranno fino al 30%. Abbiamo già testato il trasporto di una miscela gas-idrogeno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci stiamo già preparando su quel percorso di lungo termine a cui dicevo ed è importante fare questi passi perché quanto più noi riusciremo a riadattare alcune delle infrastrutture al servizio del percorso di transizione, tanto più ridurremo l'impatto economico e potremo dedicare le risorse a uno sviluppo ulteriore. Credo che questo sia un passaggio fondamentale sul quale noi siamo assolutamente impegnati e riteniamo che la combinazione che per certi puristi è un po'... Difficile da capire. La combinazione del blending in realtà ha un potenziale enorme nel breve. Perché? Perché consente di, di creare quelle minime economie di scala per cominciare a produrre idrogeno in quantità che non sono sufficienti per costruirci delle condotte che lo trasportano, ma miscelate con il gas. Danno la possibilità di decarbonizzare orizzontalmente tutti i consumi. Voi immaginate che noi. Consumiamo ogni anno 75 miliardi di metri cubi di gas in questo momento, che saranno 63-64 nel 2030, quindi un quantitativo ancora importante, ma lo possiamo decarbonizzare non solo con il biometano, ma anche mettendoci una percentuale tra il 2 e il 5% di idrogeno. Questo vuol dire che abbiamo decarbonizzato il 2-5% delle molecole e lo possiamo fare senza dover cambiare nulla nelle apparecchiature che oggi abbiamo, sia la caldaietta di casa, quindi non è necessario... Saranno grandi costi. E qui? Oppure gli impianti produttivi. Eh, è una buona Questo per le è, un modo, è un modo per disegnare un percorso. È chiaro che passare dall'attuale situazione al 2050, dove dobbiamo arrivare, non è una traiettoria lineare che possiamo disegnare in un foglio di carta. È, un, è una sorta di corridoio che dobbiamo immaginare, all'interno del quale facciamo tutta una serie di passaggi. E questi passaggi, consentitemi l'ultimo ragionamento. Sono agevolati o comunque aiutati anche dalla presenza del gas perché il gas può fare da effetto compensativo ogni qualvolta io vengo ad avere una problematica o il mancato rispetto di un, tal, di un obiettivo piuttosto che di un altro, e quindi lo aiuta e lo accompagna. Ovviamente su un orizzonte finito, ma certamente il cambiamento che abbiamo di fronte, se per passare dal carbone alle fonti fossili ci abbiamo messo più di 80 anni. Adesso dobbiamo farlo in 20, è una bella rincorsa. Insomma, cambiamento, obiettivi, fatti. La ringrazio, dottor Venier, per il suo pragmatismo, per la visione che ci ha dato, ma soprattutto per la concretezza con cui, e la chiarezza con cui si è espresso. Ringraziamo, dottor grazie. Venier. Grazie, grazie al dottor Venier, direttore. Grazie temi che stiamo dunque affrontando in maniera molto pratica, diceva prima il direttore dell'arena Mamoli cercando di dare delle risposte concrete. Abbiamo sentito quali possono essere gli step per quanto riguarda gli equilibri energetici ed il gas. La nostra seconda giornata però è appena cominciata. Adesso un breve break, ci fermiamo per un attimo, una pausa caffè, torniamo tra poco con altri temi per la seconda giornata del Festival del Futuro.